Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Senti chi Bottas. Ci siamo finalmente ritrovati in questa ultima gara di settembre, che in realtà ci ha un attimo lasciati un po' sconvolti tutti quanti, perché Sochi è stata la gara delle sorprese, non soltanto la gara ma proprio il fine settimana di quest'anno che ci ha più sconvolti. Sicuramente una gara molto molto particolare, a partire dalle qualifiche per poi arrivare alla gara vera e propria che si è disputata ieri. Una gara, lo posso dire, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, condizionata dalle condizioni meteorologiche della pista, se lo vogliamo chiamare in termini sportivi, come fosse il campo di gioco dei nostri piloti. Sicuramente una gara condizionata, che ovviamente sappiamo le gare condizionate dalle condizioni meteorologiche portano molto spesso spettacolo, sorpassi, colpi di scena che si sono verificati in varie scuderie, con vari cambiamenti di posizioni anche inaspettati, possiamo dire. Fare un esempio potrebbe essere Verstappen, che è partito da ventesimo e possiamo dirlo grazie alle condizioni del meteo, come ha usufruito anche lo stesso vincitore Lewis Hamilton, si è piazzato al secondo posto. Di conseguenza una gara condizionata, ma una gara che porta spettacolo, divertimento, come non si vedeva da certi tempi, in un certo senso. Sì, infatti io mi associo e condivido quello che hai appena detto, Francesco, perché effettivamente le condizioni del tempo poi hanno confermato la centesima vittoria di Lewis Hamilton, quindi una sorpresa enorme, e soprattutto ecco che si ritrova in testa alla classifica piloti, superando anche Verstappen di 2 punti. Sì, il distacco tra Verstappen e Hamilton è appunto di pochissimo, e bisogna dire fortuna la pioggia da un lato e sfortuna la pioggia dall'altro, perché a quest'ora il distacco sarebbe potuto essere maggiore. Perché probabilmente Verstappen, come dicevi, non avrebbe rimontato come ha fatto. Però sì, a questo punto siamo qui a celebrare la centesima vittoria di Hamilton, che, se mi permettete, io come Vettel considero la 99esima, perché io il Canada non me lo dimentico. Per me siamo ancora alla 99esima, Hamilton me ne deve dare ancora una. Comunque sì, diciamo che la pioggia ci ha regalato davvero qualcosa di molto interessante, come nelle qualifiche abbiamo potuto vedere la pole di Norris, il secondo miglior tempo che era proprio di Carlos Sainz, che comunque si è confermato perché è arrivato terzo, ha fatto davvero un'ottima gara, un fine settimana brillante, e soprattutto un ottimo spunto di George Russell, che è l'unico, il primo in Q3 a chiamare con 2 giri d'anticipo sugli altri il pit stop per mettere le slick, togliere le gomme da bagnato, che anche se lì per lì a vederlo sembrava un pochino troppo incerto sulla pista, ci ha dimostrato che la sua scelta era quella giusta. Infatti subito dopo di lui l'hanno seguito Norris e Sainz, infatti i tempi migliori sono stati proprio loro. Norris che però ci è caduto in gara quando ha fatto l'enorme errore di valutazione al 48esimo giro, Lando viene a cambiare le ruote e lui che risponde no, e questo l'ha portato a perdere 18 secondi in un solo giro su Hamilton, che ovviamente, avendo già fatto il pit stop per mettere le ruote da bagnato, si è preso la sua prima posizione. Che peccato, perché poi tra l'altro a Monza, ricordiamo, la doppietta McLaren essersi appunto classificata prima, quindi è stata comunque un'occasione, ecco, se la poteva anche, no, giocare, come dicevi tu appunto. Sì, non solo quello, ma anche Ricciardo ha dimostrato di cavarsela bene. Diciamo che secondo me la vittoria a Monza gli ha dato un bello sprint di vita, perché comunque ieri è arrivato quarto, che è un ottimo risultato visti gli altri piazzamenti della stagione. Assolutamente, finalmente questo è il vero Ricciardo, non quello che abbiamo visto nelle prime uscite, incerto, molto spesso anche con la voglia sicuramente di riprendere il suo compagno di squadra, ma sappiamo, la voglia non basta, ci vuole impegno, ma ci vuole anche di saper arrivarci in quei momenti. E finalmente sembra essere arrivata, almeno per queste ultime due gare, quella famosa continuità che sicuramente gli è stata chiesta non solo dalla sua scuderia ma anche dai suoi supporters, come è giusto che sia. Vorrei sottolineare sicuramente la prova di Russell, che sta scaldando i motori in tutti i sensi per i prossimi anni, dove approderà in Mercedes,
e dove secondo me ci sarà un bel battibecco tra lui e Hamilton per le prime posizioni. Non sarà come con Valtteri Bottas, secondo me un pilota come Russell prenderà posizione e vorrà giocarsela in tutti i sensi con Hamilton, perché ricordiamolo, Hamilton non ha più 25 anni, si avvicina più verso i 40 che verso i 30, se non erro a 36 anni al momento. Sì, qualcosa del genere. Di conseguenza, in un certo senso, se la potrebbe tranquillamente giocare. Hamilton, io sottolineo sempre che secondo me, nonostante tutto, nonostante la sua arroganza, il suo essere spocchioso, il suo essere in un certo senso quel personaggio che, diciamo tutti, oltre i limiti, molto spesso anche oltre il regolamento, è quella persona che nel momento clou lui c'è, perché se la Mercedes vuole guadagnarsi quest'anno la prima posizione dovrà sudare, perché Verstappen nonostante tutto c'è, ci sarà la prossima gara, ci sarà in queste sei gare e farà vedere che sicuramente la stoffa ce l'ha. Di conseguenza è bello perché quest'anno è tirata. Vorrei sottolineare, come avete fatto voi, la super gara di Sainz, che io reputo già a livello di Charles Leclerc. Mi dispiace molto per Charles, ma come ha detto lui, ha rilasciato le dichiarazioni, il 15° posto non è un posto degno della Ferrari, perché sei sopra Giovinazzi, sei sopra Alfa Romeo, sei poco sopra la Haas, di conseguenza sei poco sopra la Williams, quindi non è buono. Cioè, vedi, Fernando Alonso è arrivato sesto in classifica. Cioè, Fernando Alonso, con tutto il rispetto per il pilota che è stato, ma corre con la Alpine, tu corri con la Ferrari. Noi diciamo sempre l'anno prossimo è quello buono, l'anno prossimo è quello buono. Però intanto Carlos Sainz ci sta dando delle piccole soddisfazioni. È anche vero che sulla gara di Leclerc ha giocato tantissimo il pit stop lungo, che gli ha dato diversi problemi, e anche il fatto che in quel momento stavano dando la precedenza a Sainz anche per le gomme sul bagnato, quindi ha perso un po' di tempo, ha perso un po' di posizioni. No, lui poi è anche molto generoso, perché questo gliene va dato atto: pur di non rallentare il compagno ha voluto fermarsi dopo, e di conseguenza questo gliene va dato atto. Sicuramente l'essere generoso e ovviamente corretto è una sua grandissima qualità, secondo me, qualità appunto che non confermiamo per gli opportunisti, appunto come lo sono Hamilton. E parlando, e così apro una nuova sezione, la nostra sezione finale, parlando di ritorni, volevo fare tanti complimenti a Kimi Raikkonen, perché dopo due settimane di Covid è ritornato a correre a Sochi e si è aggiudicato l'ottava posizione. Iceman che sul bagnato fa miracoli anche con l'Alfa Romeo, e infatti con una macchina che non ha niente di trazione, che si perde molto facilmente, basta vedere Giovinazzi, lui è riuscito a portare a casa l'ottavo posto proprio per l'Alfa Romeo a fine stagione, quando l'anno prossimo si ritirerà. E nonostante appunto tutto, il mio top di questo fine settimana però resta Russell, perché Russell è arrivato decimo e non è stata neanche colpa sua, perché lui ha una macchina che purtroppo non è all'altezza di quelli che aveva davanti, perché lui davanti aveva le McLaren, aveva una Ferrari, aveva le Mercedes, aveva le Red Bull, quindi la sua macchina difficilmente può competere, però lui è comunque riuscito a dare ottimi risultati e ha dimostrato effettivamente di essersi guadagnato in questi anni il suo contratto, che prenderà appunto il via l'anno prossimo. Mio flop personale, non vorrei dirlo troppo così, perché in realtà è un pilota che mi piace tantissimo, però è stato Perez, perché Perez è stato molto anonimo ed è arrivato soltanto nono, senza giustificazione per questo piazzamento. Io tra i top considero Verstappen, perché comunque sono rimasta molto colpita anche dalla determinazione del ragazzo, e cioè lui comunque, partendo dal fondo griglia, si è dimostrato appunto abile a cogliere l'occasione, comunque ecco, a raggiungere la seconda posizione dopo Hamilton. E tra i flop in realtà non lo so, forse ecco, magari come dicevi tu, appunto Perez, perché sì, mi associo e condivido quello che tu hai appena detto, è stato anonimo, e quindi il mio top dovrei andare sul banale di Hamilton, ma dico Alonso, perché continua a sorprendere, è uno vicino alla pensione, come diciamo sempre, però nonostante tutto continua a guadagnare delle buone posizioni, fa vedere che c'è,
e c'è stato in questa gara a differenza del povero Ocon, che comunque continua. Ocon era partito benissimo, poi si è perso in mezzo alla pioggia anche lui. Continua a dire che purtroppo è molto molto sfortunato. L'abbiamo visto anche primo quest'anno, di conseguenza spero che tra questo finale e l'inizio del prossimo anno possa veramente fare quel super salto di qualità che gli si chiede tanto. Purtroppo tra i flop, condizioni meteorologiche e tutto, devo dire Yuki Tsunoda, perché è uno di quei ragazzi in cui io credo tantissimo, che però secondo me, da quello che si è visto nella totalità delle gare fino ad ora, deve ancora maturare soprattutto caratterialmente. Si vede che ancora è un ragazzo molto, molto giovane, che si deve un attimino abituare. Giustamente le pressioni sono tante, soprattutto quando si inizia a salire, di conseguenza mi aspetto ancora di più. È un flop, non un flop totale, ma secondo me è uno di quei flop per cui spero che possa risalire la china in questo senso. Sì, assolutamente, Tsunoda c'ha ancora tanto da imparare, tanta strada da percorrere, e non vediamo l'ora in realtà che riesca effettivamente a formare il mindset da pilota e correre e darci quelle che sono le sue potenzialità, tranne le parolacce, quelle già le dice tantissime Team Radio. Detto questo, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate, quindi se vi va lasciateci un commento rispetto alle vostre impressioni sulla gara di Sochi. Noi ci rivediamo tra 2 settimane con il GP di Turchia e un commento come sempre. Nel frattempo seguiteci sui nostri social, Instagram e Facebook, perché verranno pubblicati altri contenuti molto più esclusivi che qui su YouTube purtroppo non possono avere spazio. Un saluto da Adele, Selena e Francesco.